siamo al fatidico lancio della monetina vicino al padiglione d'oro, bisogna centrare quel catino lì. Ma vale il secchio di ferro o il buco soltanto? Me lo stavo chiedendo anch'io, ma io sto puntando a quello di pietra che è più rimbalzo. Da tre punti l'atleta sembra completamente tranquillo. Al lancio Riccardo. Pronti? Vai, vai. Straminchia, no. Pochissimo. Non si è sentito il superato. Nemmeno, ma come potete notare dalla... come è tappezzato il prato di monetine. La merda. La percentuale di lanci riusciti è molto bassa. Anche vai, 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 vai Alessandra. No. No. Scarsissima. Ultimo. Naturalmente c'è una barriera invisibile che impedisce di centrare il buco. Vai Dennis, vai. Niente. Però dai, almeno non ti è tornata la statua, sta ridendo di te però, eh. Allora, eccoci, siamo alla festa di bambù con Tommaso. Alla festa di bambù. Foresta di bambù di Arashiyama. Che sto mangiando. Siamo appena scesi da un autobus dove l'autista aveva un entusiasmo e una verba, una voglia di vivere che ha spinto al suicidio alcuni partecipanti al tour. Infatti siamo siamo decimati, sì. E stiamo mangiando delle pallette di riso. No, questo è Nikuman. Questo è Nikuman. Dove dentro vedete, fai vedere maiale e c'è anche il bambù dentro. C'è anche del bambù, quindi loro lo tagliano qui nella foresta e poi c'hanno ingredienti. Io invece ho preso delle... che cos'è questa roba? Che ho preso pallette. Ma non lo so, per di tofu? Tofu fritto, che non mi piace. Perché l'ho preso? Era l'unica parola comprensibile, era tofu, e io ho preso questo tofu fritto. Va che bellomino, eh? Questi si spingono in modo molto forte e virile, più o meno come quando ci sono i parcheggi in seconda fila in Calabria. Sposta quella panda, chiatto. No, suca. Allora, questa è la fontana dell'eterna giovinezza, la chiamiamo così in mancanza di un nome specifico. Se bevi con questi grandi coppini, si risolve ogni tuo problema. Come potremmo chiamarla quest'acqua che fa bene a tutto? Riccardo, per esempio. San Gemini. Io proporrei acqua Fuji, che è un misto tra Fuji e Fuji, secondo me funziona. Notare come la fauna è sempre di una certa età. Vabbè, grazie, quello che c'ha 20 anni ed è giovane non c'ha bisogno dell'acqua, che tra l'altro è un'acqua che scende da un coso umido là sopra, ma chi siamo noi che agiamo per mettere in discussione questi riti? No, probabilmente c'è un monaco dietro che versa i boccioni d'acqua. Non abbiamo ripreso lì su sulla collina avviene il rito delle due pietre, poi magari descriviamo, bisogna andare ad occhi chiusi da una pietra all'altra e molti muoiono precipitando qui dalla scalinata, quindi o trovi l'amore o trovi una commozione cerebrale. L'amore alla morte. Della morte e dell'amore. Della morte e dell'amore, esatto. Della morte e dell'amore, cosa vogliamo dire a queste signore? Quella non sa come poggiare il colino, quindi un po' di imbarazzo. Quindi si butterà nella piscina. Probabilmente è l'unica che non ne ha bisogno, quella lì. Io direi dell'eterno giovinezza e anche un po' del tetano, però, perché lo vedo. Però. Ma non abbiamo detto che c'è anche una fila di 3.000 persone per sporgersi lì col coppino. C'è un bambino che sta bagnando con l'acqua ghiacciata, quindi prima si piglia la broncopolmonite e poi guarisce perché bevendo immediatamente passa l'effetto. Poi si riammala. Comunque io te lo dico, secondo me c'è un monaco là dietro in alto, dietro quella porticina che versa i boccioni d'acqua. Avevo capito una cosa peggiore, stavo dicendo anch'io. Ma è trasparente l'acqua. Immagino il monaco. Sembra a pensare male. L'acqua cavolo. Mingi. Una è fine. L'acqua minge, non è l'acqua più. Esatto. Però anche l'immagine del blu. Guarda la signora atletica. Con la sigaretta in bocca. Che butta i boccioni d'acqua. Col cappellone rosa. Guarda la signora atletica che è vestita come quella di Yattaman. La pilota è rimasta agli anni 70. Il cappellone di Yattaman o quello di. Lei lo sta facendo a occhi chiusi perché ancora sta cercando in realtà la pietra dell'amore. Ha sbagliato? Sì. Ma attenzione, siamo ad Osaka sotto all'Umeda Building, che è questa cosa che continua, e c'è il buco perché poi casca un pallone gigante e colpisce queste persone che sono sotto, queste 200 donne che si sono messe giusto sul quadrato proprio al centro, perché lì poi precipita, è il bowling giapponese, bowringu. Quella che sopravvive vince un pupazzo da 100 yen, perché è bello partecipare. Ma attenzione, perché adesso verranno spaventate dal gorilla. L'uomo gorilla purtroppo non abbiamo trovato malandrino da mandargli, ma vai. Abbiamo un uomo che non è altrettanto bello. Ecco. Dennis.
La reazione scomposta della folla, in preda all'isteria, guardate, guardate. Guardate, un uomo solo, la tristezza che non se lo cagano. Una Kenneth Camera bellissima, gente che muore dalle risate. Ora parte il pezzo di tu, un uomo solo. Guarda, io lo manderei allo scherzo perfetto di Mammut. Oh! Mosse a compassione battono le mani. Ma magari sono qua per un colloquio di lavoro. Poi ci metto come effetto sonoro il trombone triste. Ma come sta che che bella musica. Siamo ad Osaka, lo scinautico nel fiume, perché sì, e lì invece vediamo i campi sportivi che, come noi lì Benji, sono nel letto del fiume, così quando fa una piena i ragazzini muoiono tutti affogati. Siamo qui con una rappresentativa del viaggio. Hey. Salutate. Ciao. Ciao. E questo è un po' il ponte Milvio giapponese, perché si mettono i lucchetti dell'amore e poi ci si siede romanticamente sulle seggiole rosse, dietro questa recinzione orribile, perché è molto sexy e romantica la cosa. Poi quando si separano i due, vengono qui, tolgono il lucchetto e si seggono sulle seggiole nere della tristezza. Allora ragazzi, siamo a Osaka, alla Denden Town. Qui, siccome vendono cose di ogni tipo, ci sono anche le lattine che non si ammaccano. Fai vedere. Codesta. Innanzitutto la lattina non è tua, ma è di Dennis. Nonostante abbia bevuto una bevanda energetica, non era abbastanza energetica, non si schiaccia. Non è una gag, puoi premere quanto vuoi. Attenzione! Guardate lo sforzo! Ma perché è in adamantio? Guardala bene tra un po'. È in adamantio. Finisco di bere perché altrimenti. Ah, ma perché era ancora pieno? Ma è questo che cazzo! No, ma pensa se ci riusciva! Questa se riusciva a schiacciarla! L'uomo carro armato. Punta anche non sei nessuno. Perché c'è l'uomo carro armato. Accompagnato da una guerriera Sailor. È Ginichino. Troppo muore.